Buongiorno e ben ritrovati. Oggi patate e nello specifico patate al cartoccio, profumate con tante erbette aromatiche e condite con formaggio a fine cottura. Saranno un contorno e un piatto unico perfetto. Per 4 persone prendo 4 patate di media grandezza, tutte più o meno della stessa grandezza. Le divido a metà. Ogni patata la infilzo con i denti di una forchetta nella parte della buccia. Mi raccomando, patate con la buccia ben pulita, quindi lavatele bene e possibilmente prendete le biologiche, anche se poi potete anche non mangiarla la buccia. E incido la patata, la polpa della patata. In questa maniera. Procedo così per tutte e 4 le patate. Ho preso poi 4 rettangoli di alluminio e 4 rettangoli di carta forno. Metto l'alluminio sotto e la carta forno sopra. Appoggio la patata. La condisco con un mix di aromi per arrosto. Questo sono salvia, rosmarino, alloro, timo, origano. Potete mettere tutte le spezie che volete. Un po' di sale. Un filo d'olio. Richiudo la patata. E chiudo prima nella carta forno e poi nell'alluminio. E proseguo così per tutte e 4 le patate. Metto tutti i cartocci all'interno di una teglia e poi in forno a 200 gradi. Ed ecco qui le patate, le ho tenute un'ora in forno e le ho girate a metà cottura. Ora, facendo attenzione a non bruciarci, le apro. Guardate che belle già così. Queste sono ottime. Veramente anche così. E su ogni patata metto una fettina di provola affumicata e un po' di speck che ho tagliato a striscioline. Sto utilizzando 100 g di provola in totale e 50 g di speck. Chiudo poco poco, giusto così, apro un altro cartoccio e faccio la stessa cosa con tutte le patate. Provola e speck. E rimetto in forno pochi minuti, appena il tempo di far sciogliere la provola. E pronte! E le nostre patate al cartoccio con provola e speck sono pronte. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani. Ne assaggiamo una.